Tante cose in mezzo. Come state? Bene. Beh, abbiamo litigato poco, sono andato via di casa una volta sola. Giusto, abbiamo fatto la pace subito. Abbiamo affrontato anche dei momenti di crisi personale, di coppia. Aspetta, prima che tu lo dica, Chiara manda dei segnali. Ma io ho capito il fatto di stop. No, non la sta mandando adesso, ma adesso sta mandando il segnale che dice: vabbè, se vogliamo entrarci, no, entriamoci. Sta già dicendo non voglio farlo. No, sicuramente devi parlare qualcosa, però già ti avevo detto, non usare la parola crisi, non c'è. No. E anche se ho detto abbiamo affrontato un momento di crisi, cosa succede? No, ho detto solo non parliamo di sta cosa. Di quale cosa? Di questa cosa in generale. No, di quella cosa lì non stiamo parlando, stiamo parlando di un'altra cosa. Va bene. No, fai tu, guarda, io mi sono già rotto i coglioni. No, senza romperci i coglioni, è accettabile la posizione di Chiara. Stiamo attenti a quando qualsiasi cosa affrontiamo manda dei segnali che dicono che è entrata in un territorio di non proprio. Io reputo che i segnali li abbia già mandati, cioè nel momento in cui li hai già mandati? Hai addirittura detto una parola che non dovevi dire. Cioè mi sembra che dobbiamo assolutamente parlare di altro. A me va bene, cioè non è un problema per me. Mi girano un po' i coglioni che lei mi dica non puoi dire determinate parole, ecco, se permetti. Ti ho detto semplicemente, visto che abbiamo parlato di determinate tematiche... Ma io ho affrontato quelle determinate tematiche. No, però non tiriamo neanche fuori questo argomento, ti ho detto. Ma quale argomento? Ma io secondo te volevo affrontare quell'argomento lì? Secondo te? O volevo semplicemente dire che abbiamo... semplicemente dire che avevo fatto un gesto bello per te, che tu, a mio parere, non l'avevi apprezzato... E che abbiamo litigato per quello, cosa cazzo capiva? Ma perché ti devi incazzare così tanto? Abbiamo parlato l'altro giorno e gli ho detto possiamo dire che comunque abbiamo avuto una crisi senza entrare nel merito. Io ho detto, per favore, non... Ma io non ho parlato di quello. Ho capito, però io ci ho chiesto, possiamo proprio non nominare neanche... E allora non parliamo di un cazzo, che cazzo siamo qua a fare? Cosa siamo qua a fare? Cosa siamo qua a fare? Spiegamelo. Fai una roba. Parla con Baru tu da sola. Dai, chiarisci, no. Chiarisci, dai. Che cazzo vuoi fare. No, stai qua, Federico. No, ma raga, ma io non so, Federico, perdere tempo. Torna qua. Ma avete rotto i coglioni tutti, guarda.